La madre del proprietario era la sorella di mio nonno, quindi io qui ci abitavo una volta, qui era la vecchia frazione e c'è quell'altro albero, hai visto quello che hai detto, che forse è ancora più vecchio di Quello 5, sotto. quello sotto, ma ce n'erano tantissimi, ce n'è anche uno qua che è una pera particolare, ma chissà quanti anni è, tutto secco, però ancora porta i frutti, ma è una pera diversa, non è né la pera pastore né quell'altra, e ce l'ha qualche frutto. Per esempio Arancine, c'è la dico, pera, arancine. quella che viene d'inverno, come la chiamano? Pera vescigli. Ma quello è Non parecchio resistente so anche come si chiama in questo. italiano, No, non so. Ah, vescigli, vescigli. sì. Quella a dicembre ancora è solo. Ecco, quella lì Ma per quella è esempio. dura però, Eh? quella è dura, è una pera dura, Ma quella quando cotta diventa è rosa, d'inverno. dolcissima, Ecco, la cuocevano. sì. Ma Ma quello si si conserva a conserva. lungo, eh? Si conserva Dicembre benissimo, ancora pure acceso gli d'inverno, alberi, a non più dicembre ancora acceso. d'inverno Poi c'era la 33 Unze, non so se la in giro. quella Quella è invernale. i vecchi trasmettevano. Io racconto sempre anche mio nonno era del 1880, è morto, aveva 92-93 anni, mi insegnava ad accendere il fuoco con la pietra locale. Coltello, io il coltello ce l'ho sempre in tasca, cercavamo le pietre, quelle bianche, non so, col coltello, con la cosa del coltello, e usavamo, è un fungo che viene vicino alle piante, qui diventa Malisca. marroncino, Sì. noi lo chiamiamo Malisca. lisca in dialetto, non Ma so è se si chiama, attaccato all'albero? attaccato Lichenoderma all'albero, lucido. quello lo prendi, basta una scintilla, si accende, tanto i Bene. ragazzi che hanno 30 anni, 35 anni, non lo sanno, non sanno. Perché le vecchie tradizioni sono, non so, mietere a mano, per loro cosa vuol dire mietere? Una volta si metteva, io mi ricordo si metteva a mano, si trebbiava con l'asino, io andavo, avevano l'aia, con l'asino, con i buoi, una pietra, ce l'ho tre o quattro, me le devo mettere, ti mettevi e giravano con sto grano, poi aspettavano il vento, se non c'era il vento perché dovevano, vedevi queste signore anziane che con una pala, buttavano in aria. Il vento tirava via la pula e il grano. Manualità si è persa un po', la manualità è proprio zero. Quello che una volta qui c'era, ti ingegnavi, dovevi anche giocare. Noi quando eravamo piccoli dovevamo fare le carrozze, non c'eravamo i cuscinetti, chi te la dava in officina? C'era qualche macchina, ma che facevamo con legno, facevamo le ruote di legno e prendevamo le ruote dei pozzi, le carrucole dei pozzi, che sono così, che pesano 15 kg. Facevamo ste macchinine, di tutto e di più. Si vedeva la televisione, c'era tanta acqua giù al fiume, facevamo le zattere per scendere lungo il fiume, ma se scendeva ce n'era tanta acqua, freddissima perché era una cosa. Invece adesso si è perso un po', si è persa la tradizione degli innesti, un po' di tutto. Si sono perse tante specie di frutti, di animali, per esempio non esiste quasi più il maiale, quello nero. Sì, si è recuperato in Calabria, ma i nostri maiali, io ricordo, 7-8 anni, facevano a gara chi avesse il lardo più, un maiale di un mio vicino, 14 centimetri di lardo. Era ricco perché aveva fatto, misuravano chi facesse il lardo più 14 centimetri. Una cosa, io l'ho visto. Però com'era buono il prosciutto di questi, che c'era tanto un filo così di carne e poi c'era tanto così di lardo, eccezionale. Adesso non esiste più, bisognerebbe un po' recuperare.